Benvenuti e ben ritrovati all'ascolto di Elisa Fontana con un nuovo appuntamento di Emersione, la nostra rubrica dedicata ai giovani artisti emergenti. Oggi abbiamo il piacere di avere ai nostri microfoni Jamie dei Pentolari. Ciao Jamie, grazie di essere con noi. Ciao, grazie a voi, ciao. Jamie, senti, come nascono i Pentolari? Che tipo di musica fate? Allora, i Pentolari nascono nel 2010 di Giulio Giomarelli, il cantante, e di Dario Giolò, il batterista. Giusto per scherzo, perché Dario infatti iniziò a suonare con delle pentole, da lì proprio scegliamo il nome Pentolari, e poi niente, diventò una cosa più seria. Dario passò a una vera e propria batteria. Il genere, già da subito scegliamo il pop rock perché era il genere che ci permetteva di fare un po' più cose elaborate, insomma, più sperimentazioni. Voi avete anche realizzato dei brani, ovviamente, e io ti chiedo, questa musica che fate, questi brani che avete realizzato, cosa ci raccontate, che messaggio volete trasmettere al vostro pubblico? Beh, innanzitutto i brani che noi scriviamo sono tutti brani dati da esperienze veramente accadute, quindi tutte vere, tutte raccontate in maniera personale. In ciascun brano vogliamo raccontare un pezzo di storia importante, ma specialmente nell'album che stiamo scrivendo sarà tutta una storia, un concept album come lo chiamano, nella quale ci sarà una storia che poi, se sarete curiosi, vi andrete ad ascoltare. Di solito, beh, parliamo delle cose che ci succedono attorno. Per esempio, il nostro nuovo brano Ossessione nasce da un'esperienza personale di uno di noi, nel quale una persona ha conosciuto un'altra persona che si è comportata una tot di maniera, e l'abbiamo voluto raccontare in una maniera così, un po' innovativa. Avete voluto condividere questa ossessione, che magari poi è capitata, esatto, sì, anche a qualche ascoltatore, a qualche fan. Bravo, e sì. Senti Jamie, io ti chiedo, avete dei social o dei siti internet di riferimento in modo tale che possiamo innanzitutto cominciare ad ascoltare la vostra musica e poi magari segnare qualche data se avete appuntamenti in giro? Sì, certo. Allora, i nostri social sono Facebook Pentolari Official, oppure Instagram, sempre tutti su Pentolari Official. Dovete cercare Pentolari Official e ci trovate su Facebook, Instagram, SoundCloud, YouTube e tutte le altre piattaforme, perché i ragazzi hanno già un CD all'attivo, chiama Così va il mondo, fatto nel 2015. Io sono entrato poco dopo dall'uscita di quell'album. Quindi ai radioascoltatori di Radio Montorfono consiglio di segnarvi e di segnarsi appunto questi social, questi riferimenti, per poter conoscere i Pentolari. Io ringrazio Jamie per averci dedicato il suo tempo e chiaramente faccio a lui e a tutto il resto del gruppo un grande in bocca al lupo, appunto, per grazie questo mille nuovo lavoro che è in cantiere, che sicuramente ci sarà, che vi darà grandi grandi soddisfazioni. Grazie mille a Jamie. Grazie, buona estate, ciao a tutti. Grazie e vi do appuntamento alla prossima intervista. Ciao a tutti.